E vi ricordo che appunto io metto spesso cose nuove su Vinted, se vi va appunto con... Ditemi che venite da YouTube o da Instagram, se volete uno sconticino aggiuntivo sui set però, non sull'oggetto singolo. Ragazzi, con ste luci io non riesco a trovare il bambolo della matassa. Vedo persone che hanno le luci messe così e sono illuminate benissimo, io mi vedo lucida, a pezzi, cioè dei punti che sono veramente riflettente, le rughe si vedono uguale. Io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con queste benedette luci e che mi faccia capire come devo fare per avere l'illuminazione stile Basic Gaia, stile Lily Gruber, cioè che si vede. Oddio, Basic Gaia, ragazzi, c'è una faccia bella liscia, ovviamente non c'ha tutte le ipogee buche che ho io, quindi. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Eccomi qua, lucida, lucida, lucidissima, con questo ultimo fondotinta di Catrice. No, vabbè, non è ancora un minuto che vaneggio. Passiamo agli acquistini. Allora, questo ve ne ho parlato già, che ho comprato delle cose da Intimissimi. Almeno mi sembra di avervelo già fatto vedere queste maglie, però ragazzi non le avevo ancora indossate. Allora, parliamone. È una seconda pelle, cioè per me che non sopporto niente, niente che stringhe, questa è la maglia della vita. Quindi che cosa ho fatto? Io ieri sono andata sul sito di Intimissimi e ne ho ordinate quattro. Un'altra di questo colore, un'altra verde scuro, mi sembra di averne presa una blu scuro e poi l'altro colore non me lo ricordo perché c'era la promo 3 più 1, quindi ho detto vabbè, tanto io queste maglie qui cioè, sono veramente fantastiche. Ora non so d'inverno quando farà freddo freddo perché sono veramente tanto tanto leggere, vedete, proprio trasparenti, però c'è il cashmere dentro. Sono fantastiche, fantastiche. Quindi ho messo in vendita le altre maglie, invece le ho messe su Vinted, le altre maglie che avevo acquistato su Amazon della marca Only, mi sembra. Allora, devo dire che quelle maglie sono di buona qualità, secondo me, perché comunque le ho indossate tutte e tre una volta sola, sono un tris. Le ho indossate una volta sola. Le ho lavate a 90 gradi, non hanno ceduto colore per niente, non hanno proprio stinto assolutamente nulla e l'elastina non ha mollato di 1 mm. Perché le ho lavate a 90 gradi? Perché speravo appunto di ammorbidire l'elastina. Che cos'hanno quelle maglie? Sono belle, quando si, una volta indossate non stringono neanche tanto, devo dire. Però sono super super aderenti e per me che non sopporto proprio nessun tipo di costrizione, le sento troppo dure. Poi, come sapete, io ho il problema delle tette, nel senso che comunque se è la prima volta che mi vedete, ormai 2 anni fa ho fatto la mastectomia totale e 1 anno e mezzo fa mi hanno fatto la ricostruzione con le protesi. Che succede? Che comunque queste cicatrici tirano. Continuano a tirare, ho sempre questa sensazione di due cose appiccicate qui che tirano, quindi capite voi che metterci anche la maglia. Per cui, quando ho trovato queste qui che sono veramente una seconda pelle, morbidissime, anzi più morbide della mia pelle perché la mia pelle tira, ho detto ok, metto su Vinted quelle tre maglie di Only. Quindi, se non avete problemi e avete la mia taglia, cioè quelle sono una XS. Le trovate su Vinted, spero però che quando uscirà questo video di averle già vendute. Comunque, ecco, se mi seguite poi su Vinted e volete acquistare qualcosa da me, se mi dite che mi avete trovato su Instagram o sul canale YouTube, magari se vi acquistate un set vi aggiungo anche un piccolo sconticino ulteriore oltre a quello previsto. Tara, amore, che c'è? Lei dice: mamma, vieni qui, chiacchieri per i fatti tua e a me non mi guardi. Tua, detto proprio alla toscanaccia. Quindi ho messo in vendita queste tre maglie che sono sicuramente ottime perché appunto lavate a 90 gradi non hanno perso né colore né elastina. Boh, invece vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Allora, questa volta
Ho preso un'altra maglia simile all'altra che avevo già preso, che fra l'altro, ah, questa ve la devo raccontare. Quella maglia grigia bella che ho preso su Vinted, che vi ho fatto vedere in un altro video, di lana, di ottima qualità, perfetta, l'avevo presa per stare in casa, perché appunto per me è comoda una maglia con la manica qui a tre quarti, no? Da mettere sopra alle magline sottili. Che succede? Che l'altra sera sono finalmente tornata a cena fuori con mio marito e gli ho detto: "Ah, guarda Luigi, avevo la maglia, quella lì che avevo tirato fuori per restare in casa". Poi sono andata a cambiarmi, ho messo la maglia verde, quel maglione verde che non avevo mai indossato in tutto l'inverno. Gli ho detto: "Luigi, con quale ti piaccio di più?" E lui mi ha detto: "No, secondo me è più bella quell'altra". Quindi ho invertito il maglione verde, che doveva essere il maglione dal ricambio. Effettivamente è un oversize assurdo, ci sparisco dentro. Continua a piacermi tantissimo perché è morbido e il colore è fantastico. Quindi ho messo il maglione verde, diciamo, a tutti i giorni. E quella maglia che era nata per stare in casa, ci sono uscita al ristorante. Perché effettivamente è una bella maglia, è bellissima. Quindi non ha bottoni, l'ho chiusa con uno stecchino di legno, di quelli per capelli, fighissima. E allora quando ho visto, ne ho cercate di simili, perché ho detto ne voglio un'altra da portare in casa a sto punto. E ho trovato questa che è molto simile, devo dire che veramente tanto simile, però non bella come quella. Quella si vede proprio, è proprio più bella il tipo di lana, il tipo di lavorazione, non lo so. Questa è Repubblica, comunque anche questa è simile come modello, mi sembra l'ho pagata 6 o 7 euro, non mi ricordo. E siccome io, lo sapete, cerco sempre di ammortizzare le spese di spedizione, ho acquistato anche dei jeans che aveva questa ragazza. Vi ho dato retta, mi dite sempre: te porti la S, te porti la S, prendi la S". Ora, questi non so se sono una S, però dipende anche dalle taglie. Per esempio, questi pantaloni che sto indossando adesso, questi che ho preso a Piazza Italia e mi stanno perfetti, sono una 44, ragazzi, che di solito viene considerata una L la 44. Una volta, ai miei tempi, la L era una 46-48, però vabbè, è cambiato tutto. E ci sto comoda. Quindi ho preso, siccome dei Levi's ho preso la 28 e ci sto giusta, ho trovato sempre da questa persona questi jeans United Colors of Benetton. Allora, io ho bisogno di avere più jeans perché anche quest'anno io ho fatto avanti e indietro fra le due case continuamente, tutti i giorni. Magari piove, arrivo a casa mia, mi sono infradiciata. Ho bisogno di avere dei vestiti di ricambio perché poi, se no, devo stare tutto il giorno a casa mia lì bagnata. E allora cerco di tenere delle cose un po' doppie. I jeans, poi ci sono quelli più pesanti, anche gli ultimi che ho comprato da Calzedonia. Speravo fossero più leggeri, invece non lo sono. Sono comunque jeans che vanno bene per l'inverno, poi hanno la vita un po' alta, quindi per l'inverno terrò i Levi's e quelli acquistati da Calzedonia. Quindi ho visto questi qui, gli ho chiesto se fossero leggeri, in effetti sono un pochino più leggeri del jeans Levi's, e sono questi di United Color of Benetton. Ho preso una 28 come Levi's. Quando l'ho visto ho detto: "Ma ci entrerò anche". Allora, c'entro. Precisa, precisa, della serie Monica, non prendere un chilo perché poi non c'entro più. Sono appena lavati, quindi come sapete i jeans appena lavati tirano. Questi non hanno la vita alta, infatti mi sbattono proprio qui sull'osso dell'anca. E questo esteticamente è perfetto perché veramente mi stanno precisi. Non c'è, a volte il jeans in vita mi sta largo, quindi sono brutti con le cose infilate dentro. Invece questi qui mi stanno proprio precisi, precisi, perfetti, perfetti. Però ecco, non devo prendere neanche un chilo perché quindi questi cominceranno a essere dei jeans portabili adesso, insomma, nella primavera. Perché poi quando diventa troppo caldo io i jeans non li porto. Questi pantaloni invece che ho preso a Piazza Italia sono più leggeri, di cotone, e se non ricordo male li vedrete in un altro acquisto Vinted, perché
cercato proprio, siccome ho detto sono comodi, ho cercato questo modello proprio su Vinted sperando di trovarlo in un colore diverso. No, l'ho trovato nello stesso colore. Però mi sembra di averli presi proprio perché per avere uno a casa mia, uno a casa del marito e poi comunque per non essere costretta a fare le lavatrici con tre capi. Perché almeno se ho il jeans di ricambio, mentre quello è lì a lavare, cioè io tendo a fare la lavatrice piena di cose, no? A volte succede, fai il lavaggio da 15 minuti per due o tre capi, però di solito cerco di averla piena. Quindi a questo giro di Vinted ho comprato questi jeans, la maglia e un'altra cosa di cui vi metterò la clip per farvela vedere, ovvero un borsello da uomo anni 70. Io non voglio più acquistare cose di pelle, a parte le scarpe come sono, ci devo star comoda. Le scarpe non, ragazzi, a tutto c'è un limite e il mio limite è questo. Oltretutto ho problemi di schiena, di ginocchio, di piede, mi si attorciglia tutta la gamba, a volte mi deve rimettere a posto l'osteopata, quindi le scarpe ci devo star bene come sono. Però mi sono detta di non acquistare più cose di pelle. Sicuramente nuove. Su Vinted ho preso il portafoglio, molti mi dicono no, ma non è di vera pelle. Se non è di vera pelle sembra fatto, è fatto veramente tanto bene, però insomma questo borsello in realtà è di vera pelle, però è un borsello degli anni 70, vintage. Perché ho preso un borsello da uomo vintage? Non un borsellino, è un borsello, quelli borselli a tracolla che usavano negli anni 70 proprio per uomo, perché a Luigi gli serve per il teatro. E quindi ho detto: guarda, Luigi, prima di andare a impazzire, guardiamo su Vinted. E su Vinted ho trovato proprio borsello originale, è in vera pelle, purtroppo, ma all'epoca, negli anni 70, la roba era o di pelle, credo. Non lo so se ci fosse la finta pelle, forse sì, ma non era forse così diffusa come adesso. E l'ho preso, quindi il borsello costava 10 euro, mi è costata la spedizione, quello sì. E insomma, con 15 euro gli ho preso sto benedetto borsello di vera pelle anni 70 che gli servirà per il nuovo personaggio che porteranno in scena quest'estate a teatro. E niente, scusate. Se me lo ricordo lo cancello, lo starnuto, ma ragazzi, qui siamo in allergia piena e stamani mi sono pure dimenticata lo spray al cortisone. Che dicevo? Niente, quindi sto borsello gliel'ho preso, ora è fuori a casa sua, steso perché purtroppo puzza. Non so se spesso capita, no, che le cose, le borse tenute nell'armadio per anni prendono quell'odore di stantio che non glielo levi, come io a me mi hanno preso di stantio dei vestiti vecchi, tipo il vestito da sposa della mamma, il vestito vintage della nonna, cioè nonostante li abbia lavati, rilavati, tenuti fuori, niente, il puzzo di stantio non passa, quindi è anche quel borsello lì. Niente, lo userà solo per il teatro e amen, lo tiene fuori e quando gli serve lo prende. E niente, via ragazzi, comunque l'avrete già visto sto borsello e vi ricordo che appunto io metto spesso cose nuove su Vinted, se vi va appunto ditemi che venite da YouTube o da Instagram, se volete uno sconticino aggiuntivo sui set però, non sull'oggetto singolo, sui set. Ciao, alla prossima!